Raimondo Todaro è uscito a pranzo con una ballerina veramente bellissima, ma non si tratta della moglie Francesca Tocca. Scopriamo di chi si tratta e che cosa sta succedendo nelle ultime ore. Raimondo Todaro ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha mostrato di essere a pranzo con una bellissima ballerina. Non è la moglie di Francesca Tocca, e si tratta di uno dei volti più belli di Amici. Di chi stiamo parlando? Lo scopriremo a breve. Intanto, la puntata di Amici 23 andata in onda ieri ha destato parecchio scalpore, soprattutto per quanto riguarda il finale. Abbiamo, infatti, visto che non è uscita nessuno tra Lil Jolie e Sara. Infatti, il giudice Michele Bravi ha dichiarato che, essendo particolarmente in difficoltà nel votare, non sapeva chi salvare e per questo ha dato la possibilità di preparare un altro brano durante la settimana e di rimandare il giudizio alla prossima settimana. Una decisione che ha reso molto felici le ragazze, ma un po' meno il pubblico che, da un lato, si sarebbe aspettato una decisione immediata. Raimondo Todaro, intanto, non è stato super protagonista della puntata di ieri, ma quando si è esibito con Anna Pettinelli, è stato un vero e proprio successone. Il ballerino ha permesso alla radiofonica e maestra di ballo, di fare una coreografia meravigliosa con tanto di prese straordinarie. Raimondo Todaro a pranzo con una ballerina bellissima, non è Francesca Tocca. Raimondo Todaro ha pubblicato una storia super divertente con una delle ballerine più belle della scuola di Amici. Tra l'altro è anche una vecchia allieva. Stiamo parlando proprio di Isobel. I due, solo pochi minuti fa, erano a pranzo fuori insieme, e lui ha postato una storia Instagram nella quale ha voluto mostrare come prendeva bonariamente in giro la ragazza dicendole che aveva una maglietta rosa che ricordava una squadra di calcio. Le ha infatti detto, ma tu dimmi se io, la domenica a pranzo, devo mangiare con una che ha la maglietta del Palermo di fronte a me? Intanto la ballerina ha tenuto a ribadire che era solo una maglietta rosa, super carina e che le piace tanto. Insomma, un siparietto super divertente di cui i due si sono resi protagonisti. Non è dunque con Francesca Tocca, ma questo certo non vuol dire nulla. Sicuramente Todaro e Isobel sono molto amici, oltre che colleghi di lavoro. Francesca, nel frattempo, ha pubblicato solo un video sui social che la mostra in abito da scena, molto probabilmente della serata di ieri. Non è chiaro se Todaro e Isobel stessero facendo delle prove insieme, ma in ogni caso, si tratta comunque di un'uscita molto probabilmente di lavoro e che mostra una grandissima amicizia, oltre che stima artistica, tra loro.